primo bilancio è dire positivo e dire poco, perché è andata ben al di là di quello che noi avevamo pensato avvenisse, perché già spontaneamente abbiamo percepito un bisogno di una necessità di prevenzione. E lo sapevamo in particolar modo per la patologia polmonare, che con il Covid è stata praticamente fotografata come un organo bersaglio. Molte persone hanno anche trascurato di fare controlli, ma i fumatori, che rimangono i soggetti più a rischio per il tumore polmonare, sono affluiti a questo istituto in maniera davvero, ci hanno messo in difficoltà, ma siamo contenti, perché hanno sicuramente capito che la diagnostica precoce anche per i tumori polmonari è una diagnostica che ha un significato e un vantaggio chiaro, e assieme alla diagnostica precoce, laddove c'è un nodulo, viene discusso, viene dato il meglio che si possa dare nel 2023, ma c'è anche un percorso di disassociazione tabagica che viene avviato con successo. Diciamo che avremmo quasi timore ad amplificare questa informazione, ma l'informazione si sta amplificando di per sé, perché a nostro aiuto e con un'ottima collaborazione i farmacisti e le farmacie pugliesi hanno aderito pienamente, e da qualche settimana a questa parte c'è tutta un'opzione di offerta che avviene già programmando la TAC direttamente dalle farmacie territoriali. Diciamo, dovremmo essere contenti e preoccupati al tempo stesso, perché sostenere questo impegno è una cosa di non poco conto, ma siamo fiduciosi che riusciremo a centrare l'obiettivo.